presso il polo didattico del Policlinico delle Scotte per un'iniziativa contro la violenza sulle donne e appunto c'è un forte legame, come ci insegna la professoressa Viviani, la violazione dei diritti sulle donne è una violazione dei diritti umani in tutta la sua forza. Quindi, insomma, sono iniziative che ci vedono sempre molto interessate e interessati. Ringrazio il tavolo per il linguaggio inclusivo che ha voluto organizzare questa giornata e confermo che come CUG siamo, insomma, particolarmente interessate a tutte le iniziative di questo tipo. Permettetemi però in particolare di ringraziare le donne che parleranno dopo, le scrittrici, le artiste, le giornaliste. Insomma, ho visto un fitto una fitta lista, un fitto programma, di ringraziarle per la loro attività quotidiana in difesa dei diritti delle donne ovunque nel mondo, in questo momento in particolare, insomma, in Iran e in Afghanistan, ma ovunque nel mondo. Vi ringrazio molto. Grazie, grazie a Sonia. Lascio adesso la parola alla mia collega, la professoressa Santos, che ci introduce la prima relatrice. Buongiorno, si sente? Sì. Buongiorno a tutte, a tutti. Oggi è una giornata, appunto, come diceva Alessandra, particolare. È una giornata che dimostra anche come il nostro tavolo non ha voluto fermarsi soltanto all'aspetto formale del linguaggio, nonostante il nostro nome sia il tavolo per il linguaggio di genere, ma va oltre la parte formale del linguaggio per portare anche delle parole libere, delle parole incarnate in un'esperienza vera di queste donne che oggi hanno avuto, ci hanno dato la disponibilità. Io ringrazio subito Mandana Daim, anche se lei è ora appare con il suo pseudonimo come scrittrice. Manna Parsi, ringrazio anche appunto la studentessa e l'artista, e poi c'è anche una rappresentante di Amnistia Internazionale, vero? Insomma, ringrazio anche io a tutte loro e darò subito la parola a Mandana, ma prima vorrei presentarvi, perché io conosco Mandana da più di 15 anni. Ci siamo conosciute qui all'Università di Siena. A Lettere, facciamo parte di un gruppo di donne presenti differenti, è stata un'esperienza molto ricca, finita da un po', dove volevamo appunto anche raccontarci e confrontarci con un'esperienza femminile all'interno dell'università che portava però una differenza. Poi condivido con Mandana anche questo, io scusa se non ti chiamo Manna Parsi, ma Sì, per me perché sei non sei. Mandana. Condivido con lei questo essere in un'altra parte del mondo, no? Rispetto al nostro paese d'origine. Noi siamo delle esiliate, no? E quindi condividiamo questa, però anche questa presenza, questa assenza ma presenza nei nostri territori. Una lontananza che è anche vicinanza, come dimostrerà poi Mandana raccontandoci la propria esperienza sull'Iran e sulle donne iraniane. Lei è nata a Teheran, e vive in Italia dagli anni Ottanta. Si è laureata in lingua e letteratura anglo-americana e ha conseguito il master in arte di scrivere all'Università di Siena. Si interessa di letteratura al femminile, in particolare di autrici e migranti. Appunto, lei parte da sé, dalla sua esperienza come migrante. È curatrice delle pagine Facebook e Instagram Letteratura Persiana al Femminile, fa parte del gruppo Scrittori Firenze, partecipando alle varie iniziative in essere. Ha pubblicato L'Iran che conoscevo io, Cinque racconti persiane, che ho avuto l'occasione di presentare a Firenze, alla libreria Nardini, alle Murate, un posto bellissimo. Il velo rosso. E altre, l'estate del 1978, insomma, ha scritto anche altre cose, ma questi quattro libri portano l'esperienza
dell'Iran. Le sue protagoniste sono donne, donne comuni che hanno a che fare con la situazione durissima e in questi ultimi giorni anche brutale in Iran. Io darei subito la parola a Manna Parsi, a Mandana, perché ci illustri la situazione, anche il panorama, magari da dove si arriva, no? A questa situazione e come la sta vivendo. Grazie. Grazie, prima di tutto volevo ringraziare gli organizzatori, organizzatrici per questo invito. Sono molto contenta di stare qui a parlare con voi giovani delle mie esperienze. Allora, io ho cominciato a scrivere quasi 20 anni fa e ho cominciato a scrivere su di me per riconoscermi, per ritrovarmi. Quindi il primo libro che ho scritto era l'Iran che conoscevo io e era un'autobiografia. Di solito autori emigranti, quando arrivano qua, hanno bisogno di raccontare di se stessi per ritrovarsi, per creare un filo che lega al paese che li ospita, cioè dal paese nativo a quello che li ospita. E raccontando si rende conto perché siamo arrivati qua, perché in questo momento siamo qui. Infatti nell'Iran che conoscevo io, pubblicato nel 2008, io sono una bambina, sono sempre io il personaggio, comincio con me stessa, sono io il personaggio che racconta, è un bambino che cresce mano a mano fino a 12-13 anni, quando arriverà regime, diciamo, Repubblica Islamica, e a quel punto li costringono le donne di mettere il velo. E la bambina, ovviamente, non soltanto io, ma tutte le bambine, tutte le ragazzine a quell'età rimangono un po' sorpresa perché vuol portare il velo. Vedete, velo non c'è da discutere sul velo nei paesi musulmani, perché il velo fa parte della legge islamica, si porta il velo. Il discorso sta nel fatto dell'imposizione del velo, e a quel momento, con l'arrivo di nuovo regime Khomeini, la rivoluzione, ci hanno cominciato a imporre questo velo. Allora, a questo punto io comincio a sentirmi male, perché non è soltanto il questione di velo. Chiudono molte, per esempio io frequentavo anche una scuola americana e loro l'hanno chiusa, facevo lingua inglese, l'hanno chiuso, andavo in piscina e facevo le gare agonistiche, hanno chiuso anche quello. Praticamente hanno chiuso le donne nelle case. E io in tutte queste questi miei racconti, in questi miei libri, racconto queste storie di queste donne, dei ragazzi, di tutta la fascetta, di tutta la fascia di classe sociale, racconto loro storie di tutti i giorni, che praticamente una lotta continua con questo regime, che una volta comunque uno subisce, va avanti, violenza, maltrattamenti subisce, e una volta si ribella. E in quel momento la ribellione per me, quando arrivo a 18 anni e prendo la diploma, così, e per me la ribellione, dire di no, decidere vivere come voglio io, e vuol dire andare via. Infatti in tutti i miei racconti, in tutti i miei libri, arriviamo al fondo che le ragazze sono pronte per partire. Maggior parte delle ragazze sono pronte per partire per poter esprimersi altrove. Cioè altrove, che poi maggior parte sono paesi occidentali, per noi è il famoso paradiso promessa. E noi veniamo qua. Abbiamo molti scrittrici, pittrici, intellettuali, registe che lavorano qua all'estero, nei vari paesi europei e americani. Dopodiché io comincio a trattare, cioè mano a mano che vado avanti nella mia scrittura, mi rendo conto anche dei cambiamenti. Le donne del mio paese
piano piano prendono la coscienza e la consapevolezza. Quello che fino a ieri, fino al giorno che io sono stata nel mio paese, era solo una paura, paura di essere uccisa, piano piano dà il suo posto al coraggio. E questo avviene grazie alla consapevolezza, autocoscienza, determinazione delle donne. Infatti questo movimento, Movimento Rosa io lo chiamo, Rivoluzione Rosa lo chiamo, in tutti i due sensi, che è rosa per colore, che è rosa come fiore, questo è un movimento delle donne. Sono le donne che hanno cominciato a versare per le strade, sono andati davanti all'ospedale dove Mahsa Amini è stato ucciso. E subito dopo, una settimana dopo, i loro padri loro l'hanno accompagnato. Terza settimana ci sono stati scioperi a livello di bazar, al sud ci sono stati raffinerie che praticamente si può dire che è polso del cuore del paese quando vanno fanno sciopero, è un grande danno. Una cosa che per me è stata molto interessante, prima di tutto, prima di raccontare questo, io qualche tempo fa stavo ascoltando un'intervista di un giornalista autorevole dove diceva che questo movimento fa bene, è un altro movimento come tanti altri movimenti femminili, finisce lì, anche perché queste donne cercano un modello occidentale. Non è vero. Quello che è stato imposto a noi ai tempi dello Shoah, cioè il regime precedente era un modello occidentale, ma adesso no. Adesso le donne hanno preso una consapevolezza. Qui decidono come vivere. Vogliono vivere, vogliono scegliere, diritto di scegliere. Dal momento che noi raggiungiamo a questa tale sviluppo, evoluzione, allora la donna si ribella veramente, trova il coraggio di affrontare anche autorità. E questo è successo. Nostro modello, grazie a Dio, questa volta un modello nostro. Chi vuole portare il velo è religiosa, porta il velo. Infatti il problema non è stato fatto che tutti bisogna togliersi il velo. No, chi non vuole sta come sta. Chi si sveglia la mattina e si sente di farsi i capelli deve avere diritto, non deve coprirsi con un velo. Un'altra cosa importante in questo movimento, io lo chiamo movimento, rivoluzione, molto ancora presto perché siamo ancora pochi, è la connotazione femminista. Cioè, in fondo di questo movimento c'è anche un studio femminista, del femminismo. Le donne con togliersi il velo, con tagliarsi i capelli, hanno dato un'immagine molto importante della loro sessualità è negata in tutti questi 43 anni. Le donne dicono, con questo gesto stanno parlando, dicono che noi esistiamo, il nostro corpo esiste. Vogliono dare visibilità a se stessi attraverso il loro corpo, e ritornare all'identità persa, perché poi conciarli in un velo, per chi non ci crede, sempre dico per chi non ci crede, significa prendere proprio l'identità. Infatti Osanna Vissia nel suo libro Leggere Lolita a terra, non mi veniva il nome, aveva messo una foto molto interessante dove tutte le ragazze stavano con il velo e poi toglieva, le stesse ragazze toglieva il velo e erano due foto diverse. Dove erano tutte uguali, cioè col velo, erano tutte uguali, irriconoscibili, cosa che lo vuole lo Stato, diventare invisibile. Invece con vestita così, io posso distinguere quella signora dall'altra. E questo è molto importante. Vorrei finire il mio piccolo intervento, spero che sia stato
interessante, con un articolo che aveva scritto Cristina Comincini, con una frase, con un paragrafo molto interessante, che l'avevo letto in questi giorni. Lei dice: le ragazze iraniane, le studentesse dei licei, che buttano via i loro veli, sono all'avanguardia e indicano al mondo non solo la strada per raggiungere la loro libertà, ma anche la nostra. Per ogni ragazza a cui hanno sparato, ci sarà un'altra che rialza, raccoglie i testimoni perché non ci sono frontiere nella nostra rivoluzione, e né armi. È una rivoluzione inesorabile. Mi piace molto quello che dice su questo aspetto. Cioè, questo, mentre noi orientali impariamo da voi, dai occidentali, molti loro vostri concetti della libertà, anche adesso è arrivato il momento che anche magari qualcosa si impara da noi. È solo attraverso questa condivisione che noi riusciamo a raggiungere un livello più alto di conoscenza, di consapevolezza e la parità. Grazie Mandana, penso che questo incontro rientra in questa condivisione, in questo scambio, in questo voler anche imparare, no? da voi, dalla vostra esperienza, dalla vostra anche cultura, tradizione ricchissima, no? L'hai detto all'inizio, portare il velo fa parte della nostra tradizione, il problema è l'imposizione. L'imposizione. Esatto. Io penso che magari c'è qualche domanda, se qualcuna vuole fare una domanda ora, prima di passare magari la parola alla prossima relatrice. Credo sia stata veramente molto bella, molto interessante questa. Grazie Mandana di nuovo per condividere con noi questa situazione, questo momento, dove la violenza è brutale, ma a volte la violenza è brutale perché quello che è alla base è anche molto grande, no? Che questa ribellione, come hai detto tu, femminile, non pensi sia una rivoluzione talmente grande che infatti noi adesso siamo andati oltre. Per esempio, io qualche tempo fa ho partecipato a una specie di teatrino, si può dire, una specie di performance, dove ancora le donne tagliavano i capelli oppure toglievano il velo. Io dico, adesso siamo arrivati a un livello più alto. Adesso abbiamo superato il problema della donna, tanto vero che, non lo so se avete sentito o no nel telegiornale, il procuratore generale dello Stato iraniano ha detto che va bene, non esistono più le polizie morali, che poi tutto è da vedere, perché poi però ha anche sottolineato l'aspetto che però questo non vuol dire che noi non controlliamo il vostro comportamento. Questa è una cosa gravissima per un paese. Per un popolo, che ti comportano in tutto, sei vestito, non sei vestito, non puoi salire sulla bicicletta, non puoi andare su moto, non puoi fumare per strada, non puoi cantare, non puoi ridere a voce alta, e tutto è stato un controllo. È questo che non si sopporta più, e loro vogliono continuare, e vogliono comunque rimanere sulla loro, cioè una loro ottusità incredibile. Sì, scusa, diceva sì, Valentina, sì. Sua figlia, perché Mandana c'ha anche una figlia che è nata in Italia, mi raccontava quando ci siamo viste per preparare un po' l'incontro di oggi, che quando lei è andata a Teheran ora a settembre, 3 giorni prima della morte di questa ragazza, sentiva una libertà, no? Femminile, sentiva una libertà grande, forte, no? Una ricerca, una resistenza, ma anche un volersi appunto affermare in un modo libero, femminile,
e quindi lei era da un lato molto contenta, ma anche preoccupata per la risposta che effettivamente poi è venuta. Infatti adesso, ora noi parliamo del, vogliamo rimanere sempre sull'argomento delle donne, ma il problema è non sono soltanto le donne. Noi abbiamo più di 30.000 prigionieri politici in Iran in questi 3 mesi, se non mi sbaglio, magari lei può insomma, dire più aggiornato, però io non lo so dove ho letto che ci sono 30.000, e di questo 30.000 sono per maggior parte, non sono gente normale che l'hanno preso, l'hanno, ma sono scrittori, registi, per esempio Jafar Panahi è in carcere adesso, uno dei registi più famosi. Noi abbiamo anche questo problema di prigionieri e sono state diverse esecuzioni. Ora magari è stata proprio la pressione internazionale, ecco perché poi questo procuratore ha buttato una frase qua là per dire vabbè state buoni e state calmi, perché oggi oggi siamo 5, 6 e 7, di nuovo c'è sciopero generale in Iran, ogni tanto vengono indetti scioperi che poi gente comunque segue. Ora io ho una sorella che lavora nel Ministero della Sanità, una dirigente, quindi non può rispettare questo, se ne va al lavoro, ma le scuole chiudono, una preside è stata uccisa perché non l'ha voluto che portassero via le ragazze che non leggevano, non cantavano l'inno nazionale, e è stata uccisa. Io non lo so se l'hanno ucciso, è morto per paura, perché poi anche questo è per massa, secondo me è morto per crepacuore alla fine, perché ha avuto, è una paura folle, tu non sai in mano di chi finisci. Le donne vengono, raccontavano che le donne, cioè uno degli strumenti proprio per le donne è la violenza collettiva, cioè gli uomini che insomma lo considerano quello un oggetto per sfruttarlo come è possibile. E questo è molto terribile, molte ragazze quando sono tornate a casa si sono suicidate, per male che hanno subito. Questi sono aspetti terribili che noi non lo sappiamo. Certe volte io non riesco neanche a leggere proprio le notizie per brutalità che c'è, che loro riescono a uccidere bambini piccoli. Non c'è limite. Ora io durante... c'ho tempo? Che dico anche questo, poi vado... Ecco. Durante il regime dello Shah io ero piccola, però molte cose ricordo. Quando si è arrivata al livello di ribellione della gente, la rivoluzione, Shah ha cambiato gabinetto, ha cambiato primo ministro, ha liberato molto dei prigionieri politici, cioè cambiamenti ci sono stati, lui ha cercato, invece loro non lo fanno. Cioè in ogni notizia dicono noi andiamo avanti così perché religione questo lo vuole. E niente peggio di questa parola che contiene tutta questa atrocità. Cioè la religione, è in nome della religione islamica, loro stanno facendo una strage di giovani, vecchi. È una cosa incontrollabile. Se non ci sono domande, poi comunque magari le possiamo farlo anche dopo, io vorrei sottolineare una fra le cose che mi colpiscono di quello che dice Manna Parsi, che è il fatto che le donne cercano di riappropriarsi del loro corpo e della loro identità, della loro possibilità di fare delle scelte, non è un modello occidentale. E non deve essere percepito come tale quando parliamo di
tutela dell'identità delle persone, dei loro diritti fondamentali, non stiamo promuovendo un modello su un altro, stiamo andando, o dovremmo andare, diciamo, verso l'affermazione dei diritti delle persone che quando, diciamo, afferiscono alla tutela della dignità, non dovrebbero esserci considerazioni a seconda del modello culturale d'appartenenza. Non voglio negare l'importanza dei modelli culturali, ma voglio dire che dare la possibilità a una persona di scegliere come vestirsi non mi sembra dover essere etichettato necessariamente come modello occidentale, ma forse è qualcosa di più. Nel ringraziare di nuovo Manna Parsi per il suo intervento e la sua presenza qui, passerei adesso la parola a Tina Marinari di Amnesty International, che non ha potuto essere a Siena con noi questa mattina, ma ha accettato di essere presente online, che appunto continuerà in questo nostro viaggio in tema di resistenza delle donne in Iran e Afghanistan, altro paese dove in nome della religione si comprimono i diritti delle persone, in particolare i diritti delle donne, delle ragazze, delle bambine. E ringraziando Tina ancora per la sua disponibilità a essere qui stamani mattina, volentieri le cedo la parola. Buongiorno e grazie a tutte per l'invito e per l'organizzazione dell'evento di questa mattina. Sono molto felice di essere qui con voi e voglio ringraziare Manna Parsi che mi ha preceduto in questo intervento, ed è proprio appunto dalle sue parole, dalle sue considerazioni che vorrei partire. Oggi io dovrei dare un quadro delle rivoluzioni, e così che mi piace chiamarle, che sono in corso in Iran e in Afghanistan oggi. Due rivoluzioni che sono molto diverse fra di loro, ma che hanno una specificità, e cioè che sono state, che le accomuna, e cioè che sono partite entrambe e sono portate avanti dalla forza, dal coraggio delle donne dei loro paesi. In Iran, come ben sapete, tutto è iniziato il 16 settembre di quest'anno, quando è stata comunicata, è stata diffusa la notizia della morte di Mahsa Amini, una ragazza che è stata arrestata perché non indossava in maniera corretta il velo, perché non perché non lo indossasse, ma perché c'era un ciuffo che usciva fuori dal velo, per questo è stata violentemente picchiata e dopo 3 giorni è morta. Ma che cosa ha autorizzato queste guardie ad arrestare e a sentirsi liberi di poterla picchiare fino a provocarne la morte? Beh, perché la discriminazione di cui si parlava prima è istituzionalizzata attraverso il codice penale. In Iran esiste l'articolo 638 del codice penale, che prevede che qualsiasi atto offensivo che venga considerato offensivo per la morale pubblica può portare una donna ad essere punita dal minimo di 10 a un massimo di 2 mesi di detenzione o con 74 frustate. Ma che cosa vuol dire un'offesa alla morale pubblica? Non vuol dire assolutamente nulla se non davvero qualsiasi cosa. Ed è questo infatti quello che ci raccontano, come raccontava Manna prima di me, le donne che vivono in Iran. Che cosa vuol dire avere la propria vita regolata dall'articolo 638 del codice penale? Vuol dire che si può essere fermate per strada semplicemente perché ci si ferma a chiacchierare, perché si vorrebbe entrare in una scuola, in un istituto pubblico, e questo non è consentito, non è previsto, perché si pretende, come chiunque di noi vorrebbe farlo, di studiare, raggiungere alti livelli di istruzione e poter
ricoprire cariche pubbliche importanti. Beh, la discriminazione in Iran non è soltanto la discriminazione legata al velo, ma è la discriminazione in ogni aspetto della vita quotidiana. Vuol dire appunto non poter essere libere di poter fare scelte della propria vita, della propria autonomia, nello studio, nella vita pubblica come nella vita privata. E che cosa ha provocato la morte di Mahsa Amini combinata a questa discriminazione sistematica nei confronti delle donne in Iran che va avanti da oltre 40 anni? Beh, ha portato in piazza decine e decine di donne. Ma la cosa importante che ci tengo a sottolineare questa mattina è che la morte di Mahsa Amini non ha portato per strada solo le donne, non ha portato per strada solo le studentesse, come è successo nelle proteste del 2009, o nelle proteste del 2010, del 2011, perché l'Iran in realtà negli ultimi più di 10 anni è stato condizionato da una serie di proteste molto molto violente. Questa rivoluzione è diversa, perché le strade si sono riempite di donne, ma si sono riempite di donne giovani come di donne adulte. Le mamme sono scese in piazza con le loro figlie, perché il controllo del corpo delle donne non è solo appunto la possibilità o meno di indossare il velo, ma la morte di Mahsa Amini ha dimostrato in maniera plateale, chiara, indiscutibile, come l'uso del velo fosse un uso, ed è ancora in atto, è un uso strumentale, la volontà del controllo della società civile. Ed è questo che ci hanno raccontato le donne iraniane, ma soprattutto ci raccontano la forza che hanno di scendere in piazza giorno dopo giorno dal 16 di settembre in poi. Considerate che noi abbiamo ottenuto, dopo un paio di settimane delle proteste, dei documenti ufficiali in cui i capi della polizia iraniana hanno autorizzato tutti i militari ad usare qualsiasi mezzo per bloccare la protesta, di utilizzare proiettili veri, proiettili da caccia, di arrivare anche alla morte, se necessario, per bloccare le proteste in corso. È così che sta avvenendo. Oggi, dopo più di 2 mesi dall'inizio delle proteste, abbiamo oltre 14.000 persone arrestate dal 16 settembre in poi e abbiamo almeno 400 persone che sono state uccise per strada. Scene che abbiamo visto anche noi, persone che sono state, donne, ragazze, studentesse che sono state uccise a manganellate, persone che sono state ferite con proiettili veri, quando insomma, adesso non so se voi siete studenti di diritto internazionale o siete classi miste, ma il diritto internazionale obbliga le forze di polizia a contenere le manifestazioni senza fare ricorso alla forza in maniera eccessiva, se non in caso di pericolo di vita. Ma come dicevo prima, in realtà dopo 2 settimane dall'inizio delle proteste, le grandi autorità religiose e militari hanno autorizzato ad usare qualsiasi tipo di mezzo per sedare la protesta. E questo ha portato appunto a oltre 400 persone che sono già morte, che sono morte per strada semplicemente per essere andate in strada liberamente, in maniera pacifica, a chiedere diritti, uguaglianza, parità, libertà, cioè in maniera assolutamente pacifica. Infatti è importante sottolineare che queste proteste che vanno avanti dal 16 di settembre sono assolutamente pacifiche. Chi scende in piazza in Iran non scende in piazza con nessun tipo di armi, non scende con pistole, fucili, non si arma in alcun modo. Alcuni analisti, tanto è vero che hanno definito questa manifestazione, questa rivolta, una rivolta gandhiana, perché abbiamo visto scene di persone che sono scese per strada con le mani in alto, a voler dimostrare la volontà di non ricorrere alla violenza, la volontà di non voler arrivare ad atti violenti, ma semplicemente la volontà di vedere riconosciuti diritti fondamentali che sono sanciti anche dalle carte internazionali che l'Iran ha sottoscritto. Beh, questo grido
di desiderio, di libertà, è stato invece represso con la violenza e, cosa ancora peggiore, nelle ultime settimane sono state emesse anche le prime sentenze capitali e ad oggi, per quanto ci risulta, sono state uccise, impiccate almeno 6 persone, semplicemente per aver preso parte a queste manifestazioni. E pensate che le due giornaliste iraniane, le prime due donne che hanno dato notizia della morte di Mahsa Amini, oggi sono in carcere e sono state accusate di essere nemici di Dio, nemiche di Dio, di essere agenti di un governo straniero e ad oggi rischiano anche loro la pena capitale, semplicemente perché non si può andare contro il sistema religioso. Come diceva giustamente Mana Passi prima di me, ieri c'è stato questo annuncio dell'abolizione della polizia religiosa. Su questo è difficile pronunciarsi oggi, non sappiamo quanto sia affidabile una dichiarazione di questo tipo. La questione però è che anche se la polizia morale fosse stata abolita, quella polizia che appunto ferma, picchia le donne per strada per qualsiasi motivo, nella totale impunità, perché sul corpo delle donne si può fare qualsiasi cosa, oggi questa risposta da parte delle istituzioni iraniane arriva troppo tardi ed è comunque troppo poco. Siamo arrivati in un momento in cui le piazze, come dicevo prima, le strade sono piene non solo delle donne che non vogliono indossare il velo, sono piene di donne, di persone che vogliono decidere in maniera autonoma della propria esistenza, del proprio futuro, della propria indipendenza, che cosa fare del proprio futuro. Hanno voglia di applicare, di riconoscere quello che noi definiamo il principio di autodeterminazione, ovvero decidere ognuna per sé come vivere la propria vita e come affrontare il futuro. Ad oggi appunto i numeri della repressione sono violentissimi, la reazione del regime è violenta ed aggressiva. Questo annuncio non placherà le proteste di questa settimana. Questa settimana appunto è la settimana in cui si celebrano gli studenti all'università e questa sarà una nuova occasione per scendere in piazza e per continuare ad andare avanti. Ormai è chiaro il messaggio, le donne accompagnate da fratelli, mariti, compagni, amici, sono pronte ad andare avanti, non si fermeranno nonostante i manganelli, le manganellate che hanno ricevuto in questi mesi, non si fermeranno perché ormai è un'onda troppo forte, troppo violenta per essere, troppo numerosa, scusate, non violenta, per essere placata in questo momento. Abbiamo raggiunto i numeri della repressione delle tentativi di rivoluzione precedenti e ad oggi non c'è nessun segnale, non c'è nessuna volontà di passo indietro. E sebbene, mentre sia questo appunto lo scenario dell'Iran, un paese in cui appunto scendono in piazza per strada tutti e le donne non hanno paura di affrontare la repressione, oggi potremmo stare qui tutta la mattina a raccontare le storie di donne che da anni lottano contro la discriminazione, che da anni lottano contro un sistema che vuole annullare la loro esistenza, la loro caratteristica, la loro femminilità. Ma su tutte voglio fare un esempio, voglio fare solo un nome, voglio fare il nome di Yasaman Ariani, una ragazza giovane di 24 anni che 4 anni fa è stata arrestata ed è stata condannata a 16 anni di carcere semplicemente per aver portato avanti una manifestazione pacifica contro l'obbligo del velo. Yasaman andava in giro in metropolitana con sua madre con dei fiori, senza velo, come segno di solidarietà, per invitare le altre donne a scendere in piazza, ad attivarsi con lei, per abolire in maniera definitiva l'obbligo del velo. Yasaman, semplicemente per aver regalato fiori e per aver chiesto
alle donne di tutto il suo paese di unirsi, è stata condannata a 16 anni di carcere ed aveva solo 24 anni. E questo è solo l'esempio, insomma, uno dei tanti esempi, una delle tante storie dell'Iran, perché potremmo parlare di Nasrin Sotoudeh, un'avvocata dei diritti delle donne che lotta da sempre per la garanzia dei diritti fondamentali, per i diritti delle donne, ha difeso Yasaman come tantissime altre attiviste che lottano per la parità e l'uguaglianza. Ma invece, insomma, oggi dobbiamo ricordare il nome di Mahsa Amini, che ha appunto avviato questa rivolta, questa rivoluzione pacifica, sperando che la prossima volta, insomma, che avremo opportunità di incontrarci, sarà un momento felice per l'Iran e non un momento in cui ogni giorno l'unica cosa che riusciamo a fare è un bollettino, i dettagli appunto delle persone che sono state arrestate o picchiate, ferite per strada semplicemente per aver partecipato a una manifestazione. Uno scenario invece completamente diverso rispetto a quello dell'Iran è quello dell'Afghanistan, un paese che il 15 agosto dello scorso anno ha fatto un salto indietro di 20 anni, e nonostante le promesse fatte dai talebani quando hanno conquistato Kabul e sono ritornati al potere, le promesse che questa volta sarebbe stato diverso, che questa volta i talebani avrebbero garantito i diritti fondamentali, avrebbero garantito i diritti delle donne, in realtà quello che vediamo oggi, dopo più di un anno dal loro ritorno al potere, è che è tutto esattamente come prima e che la repressione, la violenza nei confronti delle donne è aggressiva in maniera inaudita. E qual è la differenza se oggi vogliamo parlare di donne che scendono in piazza in Iran e di donne che scendono in piazza in Afghanistan? Che le donne in Afghanistan sono sole. Le donne, le studentesse afghane che vanno davanti ai cancelli delle università, che vanno davanti alle scuole per rientrare, ritornare a scuola, sono sole. Ci sono solo loro, sono gruppi di donne che da sole vanno avanti a combattere per richiedere di nuovo quei diritti che lentamente, in qualche modo, avevano conquistato fino al 15 agosto 2021. La prima cosa che hanno fatto i talebani quando sono ritornati al potere è stato chiudere le scuole a tutti. A tutti e a tutte, con la promessa che a marzo di quest'anno sarebbero tutti ritornati a scuola, maschi e femmine, senza alcuna distinzione, con la promessa che tutto sarebbe ritornato alla normalità e che le donne avrebbero avuto di nuovo gli stessi diritti. Beh, la verità è che a marzo le scuole sono riaperte e che a scuola sono ritornati solo i maschi. Le scuole, le università sono riaperte, ma solo per i maschi. E ad oggi le donne continuano a rimanere a casa, continuano ad essere vittime di violenza e continuano, nell'età più giovane, a diventare oggetto di scambio nei matrimoni precoci e forzati. Perché un dato che non si racconta abbastanza è che dal ritorno al potere dei talebani, i matrimoni precoci e forzati, le spose bambine, come solitamente diciamo, sono aumentate in maniera vertiginosa, perché una bambina che non va a scuola, che non può andare a scuola, una bambina che non può lavorare, perché è una donna e quindi non può neanche lavorare, non può studiare, diventa per una famiglia solo una bocca da sfamare. E di fronte a questa difficoltà, di fronte a un livello di povertà spaventoso, l'unica soluzione diventa il matrimonio precoce. Bambine che a volte vengono date in sposa direttamente ai talebani in accordo con i familiari, perché come qualcuno ci ha raccontato nella nostra missione sul campo, è che è meglio darla in sposa piuttosto che rischiare che venga rapita, stuprata e poi lasciata in famiglia, perché almeno così si salvaguarda in qualche modo la dignità della famiglia e della bambina. Ma si può giustificare in qualche modo
la volontà, questa organizzazione ormai che è diventata normale nel diventare a 10 anni oggetto di contrattazione per un matrimonio. E di fronte a questi dati, appunto, le donne iraniane e afghane, scusate, scendono in piazza. E che cosa si trovano? Si trovano appunto i talebani che le picchiano in maniera violenta, che hanno iniziato a picchiarle esclusivamente sul seno o fra le gambe, perché nessuna donna, sicuramente nessuna donna afghana, mostrerà mai i lividi che ha nelle parti intime sul seno, non avrà mai il coraggio di mostrare quei lividi e quei segni. E quindi dopo le prime appunto immagini di donne che venivano picchiate ad agosto dello scorso anno, i talebani hanno assunto questa nuova pratica, perché così le ferite rimangono nascoste, possono essere raccontate ma non possono essere testimoniate, e ancora peggio, le donne che cercano di fuggire dalla violenza familiare, domestica, e che vanno a denunciare quella violenza ai talebani della propria città, del proprio villaggio, rischiano di essere arrestate, perché una delle prime decisioni portate avanti dal governo dei talebani in Afghanistan è stato quello di chiudere i centri di violenza, quello di chiudere il Ministero per le Pari Opportunità. E quindi se oggi una donna va a denunciare le violenze subite dal proprio marito, quello che rischia è la detenzione, quello che rischia è appunto di diventare colpevole di aver denunciato qualcosa. Quindi quelle piccole conquiste che erano state fatte negli anni precedenti sono state completamente annullate. Tutte le promesse che erano state fatte tra il 15 e il 30 agosto dello scorso anno sono diventate ad oggi parole assolutamente vuote, prive di qualsiasi significato. E ad oggi quello che continuiamo a vedere è appunto gruppi di donne che sono sole in piazza a manifestare, sono sole davanti ai cancelli delle scuole, sono sole rinchiuse in celle sovraffollate, senza nessuna garanzia ovviamente di tutela del diritto internazionale, di diritto di difesa, di tutela dei diritti fondamentali in alcun modo. Sono donne che combattono da sole, se per riuscire a ritornare a quel poco che prima avevano conquistato. Ed è per questo che abbiamo bisogno di raccontare il loro coraggio, di raccontare quello che subiscono. E pensate che dal 14 novembre di quest'anno le guide supreme in Afghanistan hanno imposto l'applicazione, il rispetto letterale della Sharia. E dal 14 novembre di quest'anno abbiamo cominciato a raccogliere, abbiamo visto i primi video delle donne che vengono fustigate per strada perché si sono permesse appunto di andare in giro da sole per strada senza un tutore maschile che le accompagni. Questo vuol dire l'applicazione letterale della Sharia, vuol dire completamente annullare i diritti di uguaglianza, di parità delle donne. E già appunto dal 14 novembre in poi abbiamo registrato tantissime testimonianze di questo tipo. Beh, che cosa possiamo fare? Quello che dobbiamo fare è raccontare quello che succede in Afghanistan, quello che succede in Iran, portare la luce appunto su queste storie, su queste testimonianze, e fare pressione sulle nostre istituzioni affinché qualcosa si possa cambiare. Non stiamo chiedendo appunto di andare a imporre un sistema culturale diverso, non vogliamo imporre il nostro modo di vedere la vita. Quello che chiediamo è il riconoscimento degli esseri umani uguali fra di loro, la garanzia di diritti fondamentali, la garanzia del principio di autodeterminazione, di libertà, di parità, di uguaglianza di tutte e tutti. E per farlo abbiamo bisogno appunto di eventi come questo, abbiamo bisogno di alzare la voce, di firmare gli appelli, di riempire le piazze, di fare pressione sulle istituzioni. Noi dobbiamo essere la voce
di quelle persone che non possono urlare, che non possono raccontare al mondo intero quello che stanno subendo. Grazie. Grazie, grazie, grazie mille anche a, a Tina Marinari per il suo intervento e per ricordare come la, la società civile ha un ruolo e può contribuire in maniera anche significativa. Quindi non è un caso se poi un luogo di formazione come l'università sceglie di prendere posizione su, su certi argomenti. In un luogo di formazione, il luogo di formazione, diciamo, la comunità accademica è fatta non solo di chi sta da questa parte della cattedra, dal, dal personale, ma è fatta soprattutto dalle studentesse e dagli studenti. Ed è per questo che abbiamo pensato anche in questa occasione di invitare a condividere la propria esperienza, il proprio pensiero con una studentessa del nostro Ateneo, Nadia Nosrati, che ringrazio di nuovo per essere qui con noi. So che ha dovuto riaggiustare la sua mattinata, la sua agenda, diciamo, e le cedo subito volentieri la parola. Grazie, grazie mille. Buongiorno a tutti, grazie per essere qui oggi e vorrei ringraziare l'Ateneo, la professoressa Viviani per avermi coinvolta in questo evento. Nonostante il poco preavviso, ci tenevo comunque a dare il mio contributo a sostegno delle, della popolazione iraniana e in particolar modo alle sue donne che stanno andando incontro ogni giorno alla privazione dei, dei loro diritti. Mi presento, sono Nadia, sono una studentessa al sesto anno di odontoiatria e sono nata e cresciuta qui in Italia da genitori iraniani. I miei genitori hanno lasciato il paese ormai più di 40 anni fa. E, nonostante questo sento dentro di me molto forti le origini iraniane, complici sicuramente le estati passate in Iran, circondate da queste calorose persone. Sicuramente tutti voi siete al corrente di quello che sta succedendo in Iran ormai da, da diversi mesi, dalle violenze, dalle morti ingiuste che stanno colorando di nero questo paese. E, per capire il motivo di queste rivolte, secondo me è molto importante andare indietro nel tempo e capire dove, dove eravamo, dove siamo oggi e dove si spera che queste proteste possano portare. Partiamo quindi dal, dagli ultimi anni di monarchia, dagli ultimi anni di governo del, del re, dello scià di Persia, Mohammad Reza Pahlavi. Anni in cui l'Iran era agli occhi del mondo occidentale sinonimo di sfarzo, di lusso, di mondanità. E, le donne in questi anni riuscirono a ad acquisire moltissimi diritti. Ottennero il diritto di furono elette al Parlamento, ottennero il diritto di voto nel 1963, furono spinte a seguire corsi di studio in Occidente, quindi si dava un grande rilievo alla, alla donna. Inoltre l'Iran in questi anni era centro nevralgico di attivismi femminili. Tuttavia questo equilibrio era in realtà molto precario. Questo perché c'era una grande discrepanza tra l'ostentazione delle ricchezze dello scià e la povertà del popolo. E il popolo iniziò a vedere nello scià il colpevole della sua povertà, il colpevole della povertà del, del popolo. E questo portò quindi allo scià a perdere gradualmente il consenso da parte del clero sciita e portò a una rivoluzione molto molto importante che segnò la storia dell'Iran nel 1978. Questa rivoluzione fu condotta dall'Ayatollah Khomeini, il quale che era il maggior oppositore dello scià, il quale
all'epoca era in esilio in Francia, ma nonostante questo riuscì ad inculcare nelle menti del popolo iraniano il modello negativo di donna, che era colei che incarnava tutti i mali sociali del tempo. Quindi la donna brutta, cattiva, malvista, era colei che indossava gonne troppo corte, vestiti troppo attillati, che rideva o parlava con un tono di voce troppo alto in pubblico. In questi anni fu introdotto l'obbligo di indossare il velo e nonostante il 60% delle donne fosse iscritta all'università, fosse diciamo attiva dal punto di vista didattico, ecco, inizio a vedere molti dei suoi diritti persi. Le donne tuttora non possono cantare in pubblico, non possono fare certi mestieri, non possono, fino a qualche mese fa, non potevano neanche accedere allo stadio. Che è assurdo se ci pensate, perché comunque per noi sono cose ovvie, sono cose naturali. E, il velo cominciò così ad essere descritto come uno strumento in grado di distinguere il sacro dal profano. E venne istituito un decreto che raccomandava al popolo di vestire in maniera adeguata e fu istituito un gruppo di vigilanti, la polizia morale appunto, che doveva appunto controllare in particolar modo che la donna si conciasse in maniera appropriata, nella sfera pubblica chiaramente. Subito dopo la rivoluzione iniziarono le proteste contro l'obbligo di indossare il velo. Questo perché il velo fu visto come un tentativo da parte dello Stato di controllare come la donna dovesse o non dovesse comportarsi e di esercitare un controllo sul suo pensiero. Lì già perciò ha un valore strettamente simbolico, non dobbiamo considerarlo come un pezzo di stoffa che si mette sui capelli per coprirli, dobbiamo considerarlo per il suo significato simbolico. Viene visto infatti come, mi piace paragonarlo al muro di Berlino, proprio perché si crede che abbattendo questo obbligo possa crollare il regime. E, per questo motivo quindi dobbiamo ricordarci, come è stato già detto, che queste proteste non sono per ottenere, diciamo per costringere il popolo a non indossare il velo, ma sono per l'ottenimento del diritto di scelta, se indossarlo o meno. E quello che chiedono gli iraniani è un paese libero in cui prevalga la dignità umana e la giustizia, dove tutti possano godere di una società equa e non discriminatoria. Cito qualche numero per dare un'idea più chiara di quelle che sono le condizioni in cui la donna vive in Iran. L'Iran occupa il 148esimo posto su 153 paesi per quanto riguarda i diritti delle donne. Il Global Gender Gap Report, pubblicato nel marzo 2021, posiziona l'Iran in 150esima posizione su 156 paesi analizzati. Nonostante il tasso di alfabetizzazione sia dell'81% per quanto riguarda le donne. La partecipazione economica femminile è passata dalla 113esima posizione del 2006 alla 147esima posizione del 2019. Inoltre solo il 18% delle donne fa parte della forza lavorativa in Iran. Capite quindi che sono queste le motivazioni di queste proteste. E negli anni c'è stato un grande susseguirsi di proteste da parte delle donne e questo è un grande indicatore della volontà di riappropriarsi dei loro diritti. La protesta a cui stiamo assistendo in questo periodo viene scatenata dall'uccisione della 22enne Mahsa Amini, la quale è stata appunto imprigionata per non aver indossato correttamente il velo.
come appunto si diceva, lo indossava il velo, ma appunto magari era quel ciuffo che era fuori posto. E dobbiamo ricordare che la differenza sostanziale tra questa protesta e le precedenti la possiamo riassumere in tre punti. Vediamo innanzitutto un cambio generazionale. Se prestiamo attenzione, vediamo quanti sono i giovani a scendere in piazza a protestare. Sono per lo più giovani. Dopodiché vediamo la centralità del ruolo della donna e la donna ad essere la vera leader, a guidare queste proteste. E inoltre vediamo un'unità del popolo. Infatti indistintamente vediamo donne e uomini, anziani, giovani, scendere in piazza a protestare. Vediamo persone più povere, persone più ricche. È una protesta pervasiva che coinvolge più città dell'Iran, dai più poveri villaggi alle città più importanti, come la capitale stessa Teheran. Il loro obiettivo è quello di rivendicare il diritto di sognare, rivendicare un futuro migliore, che lo stato in cui gli iraniani oggi stanno vivendo non garantisce assolutamente. Infatti c'è un altissimo tasso di disoccupazione e di inflazione. Le forti restrizioni su internet non ci permettono di avere dei dati certi. Non abbiamo informazioni certe sul numero di morti, per esempio. Si stimano all'incirca più di 400 morti, senza contare poi tutti i giovani, tutti gli attivisti che sono imprigionati presso le prigioni di massima sicurezza. E non è la prima volta che succede. Già appunto nel 2009 c'è stata una protesta importante, nel 2019 anche, e nel 2019 lo Stato era riuscito a bloccare le connessioni a internet per ben una settimana, questo per portare avanti la loro carneficina all'oscuro dai media. E quello che sappiamo per certo però è che le donne sono molto determinate e che scendono in piazza a protestare e si tolgono il velo in pubblico e danno fuoco ad esso, strappano le immagini delle guide supreme appese agli edifici pubblici, e lo stesso fanno le adolescenti nei loro licei, i quali le vediamo sui social alzare il dito medio contro le immagini delle guide supreme appese alle pareti delle loro classi. E inoltre anche sui social vediamo numerosissime ragazze senza velo che si tagliano i capelli proprio per ricordare tutte le ragazze che hanno perso la vita durante queste proteste. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi vorrei invitare a essere la voce di queste donne e di in qualche modo cercare di dare risonanza alle loro urla, che sono purtroppo soffocate dal regime. Grazie per l'attenzione. Donna, vita, libertà. Grazie. Grazie mille a Nadia di nuovo per la sua presenza e per il suo intervento. E noi concludiamo questa mattinata e faccio il gesto di invito a Franca. Non so se vuoi dire intanto qualche cosa. Mentre io ringrazio Franca Marini per essere qui con noi, non solo perché è qui fisicamente con noi questa mattina, ma anche perché ha lavorato strenuamente nelle ultime due settimane, perché io ho avuto così la sfrontatezza, passatemi il termine, di chiederle non solo di intervenire, ma anche se poteva, come dire, prestare la sua opera di artista per questa iniziativa.
e Franca non mi ha mandata a quel paese, cosa di cui la ringrazio molto, perché hai detto: ma Franca, ma perché non fai una cosa? Come se appunto uno tirasse fuori dal cappello a cilindro, no, la propria creatività. Ma invece lei ha accettato l'invito, si è mostrata come sempre estremamente disponibile e ha realizzato l'opera che è all'ingresso del nostro edificio, che adesso ci racconterà un po' il perché e il per come. Grazie ancora. Vabbè, no, sono io che devo ringraziare la professoressa Viviani, perché mi ha dato la possibilità di cimentarmi come artista su un tema che io non avevo ancora mai trattato. E ho realizzato opere sul tema dei diritti umani, in particolare sulla migrazione, ma non su questo tema così attuale, direi drammatico ma anche dolorosissimo, che è questo del femminicidio. E quindi diciamo questa sua proposta mi ha ho sentito un coinvolgimento molto forte, molto importante, e quindi così ho iniziato a cercare così degli spazi all'interno del complesso universitario dove avrei potuto realizzarla. E qui devo ringraziare il responsabile tecnico dell'Università Andrea Bruttini, che mi ha dato la possibilità di realizzare la mia opera nello spazio antistante l'edificio, che mi permette poi anche di trovare un collegamento con questo spazio. C'è un riferimento dell'opera che arriva fino alla terrazza, che è accessibile appunto da quest'aula. Allora, diciamo, un artista in generale parte da uno stimolo, ecco, in questo caso lo stimolo era molto forte. E c'è un'idea che però poi si sviluppa, si modella, si trasforma. Però io avevo un'idea, l'unica idea, diciamo, precisa che avevo, che mi corrispondeva, era quella di usare il rosso. Allora, il rosso, che è il colore simbolo della giornata mondiale per l'eliminazione della violenza contro le donne, però il rosso pensato anche come sangue. Ho poi chiamato quest'opera, dopo averla realizzata, ho capito il titolo improvvisamente, Rosso Sangue. Il sangue non solo perché, diciamo, evoca quello che è un atto violento, caso del femminicidio, dell'omicidio, però il rosso, quindi colore del sangue, che evoca anche la vitalità, cioè la resistenza, questa capacità di reagire, di tenere, che è tipica delle donne, e che questo torna a tutti i racconti, gli interventi sono stati fatti oggi. E poi chiaramente l'altro pensiero, cioè impensabile non porsi la domanda del perché di questo accanimento nei confronti delle donne, cioè quest'odio mortale. Quest'odio può diventare mortale fino all'eliminazione fisica della donna. Quindi io sono partita con queste diciamo, motivazioni, però poi l'opera, che è stata abbastanza difficile, devo dire, realizzare, soprattutto quella sospesa, si è trasformata, modificata durante la sua realizzazione. E qui devo ringraziare Roberto Marchionni, che mi ha assistito durante tutte le fasi della realizzazione di quest'opera. E l'altra cosa che posso dire è il porsi cosa può fare un artista, quale può essere il contributo di un artista di fronte nel trattare temi così, così enormi legati ai diritti umani. Qual è cioè l'arte da sola ovviamente non può cambiare il mondo, però credo che l'elemento importante di un'opera artistica è l'intervento della fantasia, cioè nel senso che un'opera d'arte non può limitarsi a illustrare, a raccontare un problema, ma debba in qualche modo suscitare
un'emozione, una reazione emotiva, deve riuscire in qualche modo a utilizzare un linguaggio universale che possa toccare la sensibilità e anche la fantasia di chi guarda e in qualche modo rappresentare quello che può essere il problema, il conflitto, ma andare oltre il racconto, in qualche modo dare visione a un possibile superamento, un senso di speranza. Non so se questo è un tema, insomma, abbastanza complesso, se posso aver spiegato quello che almeno secondo me è il lavoro di un artista, cioè non si può solo raccontare un problema, bisogna in qualche modo aggiungere qualcosa, un elemento di, attraverso la fantasia, una visione che va oltre anche a questo. E l'altra cosa che io spero è che, non so se c'è possibilità di andare di fronte all'opera, possiamo entrare nei dettagli di alcuni elementi, però diciamo che la cosa per me è importante anche di... cioè io considero lo spettatore una persona ovviamente viva, con una sua sensibilità, con un suo sentire, una sua storia, un suo vissuto. Importantissimo per me è conoscere la reazione degli altri. Ecco, oggi l'arte contemporanea, purtroppo, per motivi anche, per responsabilità anche specifiche di certi linguaggi dell'arte contemporanea, viene sempre, diciamo, richiesta un po' la spiegazione, come se lo spettatore senza le istruzioni per l'uso non potesse in qualche modo capire l'opera. Ecco, io credo che se un'opera d'arte ha bisogno di questo, ha fallito la sua missione, tra virgolette, chiamiamola missione. Cioè, nel senso, un'opera deve in qualche modo dare la possibilità a chi la guarda di viverla anche in maniera autonoma, anche senza... poi magari un confronto con l'artista può servire reciprocamente ad approfondire i significati, perché io stessa, cioè, devo dire, e io credo che sia importante, l'opera si trasforma mentre la stai costruendo, quindi è importante, anzi spesso commenti degli altri mi sono stati utili per capire quello io avevo fatto in qualche modo, quindi c'è una comunicazione che è importantissima nella realizzazione di un'opera d'arte con gli altri. Ecco, non deve essere un oggetto fine a se stesso, cerebrale, che si può capire solo con la spiegazione. Ecco, volevo, insomma, questo vediamo, ecco, vediamo se sono riuscita nel mio intento, perché non è detto, ecco, non è detto. Grazie. Ecco. Grazie. Allora, prima di scendere al piano terra, diciamo, per vederla più da vicino, l'opera, molti di noi, io l'ho vista in itinere, ma la devo ancora vedere tutta intera, come penso anche molti di noi. Non so se ci sono, e ci farebbe piacere se ci fossero degli interventi, delle domande. Sì, eccola Alessandra, prego. Bisogna che tu venga qui, perché se no non sentono. Sì. Io in realtà volevo ringraziare tutti gli interventi, perché io sono una docente italiana che quindi, come dire, insegno metodologie per l'inclusione su tanti livelli, però oggi mentre vi stavo ascoltando ho pensato, ma come fai a insegnare metodologia dell'inclusione se su alcuni aspetti sei proprio cieca? Cioè, quello che mi ha restituito l'incontro di oggi e che vorrei provare a restituire sia a chi è connesso online sia a chi è presente oggi, è che su alcuni aspetti i dati che avete portato, le esperienze, le storie di guerra che avete narrato, possiamo focalizzare l'attenzione oggi, tra 2 minuti essere di nuovo ciechi, cioè avere di nuovo una tendenza automatica, inintenzionale, a dimenticarle, o comunque ad essere presi da altri aspetti. Per cui io oggi mi sono sentita veramente toccata, come professionista e come donna, mi sono sentita privilegiata e soprattutto mi sono sentita cieca. Quindi grazie per averci fatto sentire ciechi e cieche.
No, ma non è che non si può ringraziare, anzi, ci mancherebbe. Benissimo, non so se ci sono altre persone che vogliono intervenire, anche appunto, come diceva Alessandra, portare la loro sensazione, il loro ringraziamento. Sì, sì. Vai, dove vuoi? Buongiorno a tutte e a tutti. Volevo ringraziare ovviamente le donne che oggi hanno deciso di stare qui con noi e portarci la loro testimonianza. Io volevo fare una riflessione e chiedere una delucidazione, se possibile. Ho ascoltato che l'Iran, insomma, da sempre è una nazione in movimento, le donne sono sempre in movimento. La differenza rispetto alle precedenti manifestazioni è un coinvolgimento anche dell'altra parte del cielo, cioè degli uomini che finalmente scendono nelle piazze insieme alle loro compagne, mogli, figlie. Ecco, secondo voi perché questa volta invece c'è un coinvolgimento pieno di tutta delle diverse componenti della società iraniana rispetto ai precedenti movimenti che ci sono stati? E l'altra domanda che vorrei fare è perché invece in Afghanistan, dove comunque le donne stanno lottando per avere vedere riconosciuta la propria autodeterminazione, la propria dignità, la propria libertà di essere ciò che si è, senza che questo essere debba essere nascosto e quindi debba scomparire, quindi questa diversità, questo modo altro di essere non debba esistere, perché invece nella società afghana questo coinvolgimento da parte degli uomini, generalizziamoli così, non c'è. Ecco, questi due elementi mi avevano colpito. Grazie. Ma poi c'è anche te. Qualcuno risponde, qualcuno cominci. Qualcuno comincia. Allora, quello che io dico è, prima di tutto, questione del velo in Iran è punto di un iceberg. Ci sono tanti altri problemi, quelli che, diciamo, anche mass media occidentale vuole proprio soffermare, perché sempre è stata una cosa molto strana questo velo per occidentali. È punto di iceberg, sì, le ragazze si sono ribellate, sono andate oltre, hanno cominciato a fare manifestazioni, sono arrivati, cioè l'hanno accompagnato i genitori, padre, madre, sì, sono d'accordissimo, perché poi loro devono anche, hanno diritto di vivere come vogliono. Se, però se va a vedere sotto, il problema è molto più grave. Noi abbiamo una inflazione di 70% in Iran, c'è problema economica, problema di politica estera, cioè Iran praticamente isolato, problema del nucleare che non si riesce a risolvere, e quindi siamo in parola ora mi viene siamo in sanzione, quindi la gente vive in una povertà assoluta, c'è una disparità sociale, ultimamente sono state portati via all'estero 90 miliardi di, non so se è possibile quello che dico, di dollari, hanno portato all'estero. Ci sono i paesi stranieri che pigliano questi soldi, tra i quali anche il Canada. Ci sono molti problemi, molti diritti civili per uomo e donna, perché poi se in una società la donna non ne sta bene, non sta bene neanche l'uomo. È un dato di fatto, per un po' si può andare avanti per forza, picchiare le donne, violentare, maltrattare, ma non si può sempre, perché la donna alla fine si ribella, cosa che ora è successo.
Ora noi abbiamo una fascia dei giovani che è cresciuto con internet, quelli che sono nati dal 2000 in poi, sono cresciuti con internet, quindi ci sono per esempio house club, tutte queste stanze che si creano, che si discutono, e come l'ho spiegato anche già, c'è una consapevolezza diversa, perché le ragazze stanno studiando, e studiare, insegnare a pensare è una cosa importantissima. Quello che è poi da una parte, io dico il regime è quello che è, però il regime non ha fatto mai come talebani, l'ha dato possibilità di studiare, sì, ha tolto, magari ha detto non vai a fare ingegneria meccanica, però ha dato tante possibilità, ha tante borse di studio delle ragazze che escono dal paese e studiano. C'è queste possibilità, i mullah hanno dato sempre. Poi magari mantengono di nascosto le loro figlie, che non è vero neanche questo, perché ultimamente sono uscite anche le foto di queste ragazze sui giornali di nipoti di Khomeini, non mi ricordo Khomeini, quale di queste due, come tutte vestite molto ampie, anche succinte così. E non è vero neanche, anche loro vanno e... È questione di conoscenza, di aprirsi, consapevolezza e poi anche autocoscienza. Questo che in noi è cresciuto e ci ha portato fino a qua. Quelle delle donne afghane non è così ancora. Noi donne afghane hanno avuto russi, gli hanno dato cultura russa. Poi sono arrivati i talibani, gli hanno tolto cultura russa, hanno dato loro cultura. Poi sono andati via i talibani, l'hanno mandato via, è arrivata America con la sua grande democrazia, ha tolto burka a tutti. Invece se voi andate a vedere nelle zone, io per una mia scrittura facevo una ricerca e lo trovate, che le zone sud-est del paese, i talibani sono ci stati sempre. Non sono mai andati via, perché sono le zone che soprattutto ci sono delle coltivazioni di oppio. Gli americani non si sono mai avvicinati a quelle zone, perché proprio era un interesse internazionale. Non toccate queste parti. Poi magari dividiamo tra di noi, ma non c'è. Allora, le donne non hanno avuto mai un'autocoscienza, non hanno avuto mai a conoscere se stessi, a domandarsi cosa fare. E studiano, poi ho detto quando arriviamo a questi livelli dove non hai nessun modo per scegliere nel tuo paese, che fai? Vai via. Anche qua ci sono molte afghane sono arrivate per poter decidere, per poter vivere, e là purtroppo rimangono persone che magari non hanno possibilità economica, persone che sono religiose. Cioè, una cosa ha detto Biden nell'agosto del 2021, che era molto interessante, e io sono d'accordo, per quanto è stupido, ma sono d'accordo. Ha detto che voi, le donne afghane, devono prendere la loro vita in mano, cioè devono cominciare a imparare a lottare. Noi abbiamo fatto quel che potevamo, ora tocca a loro. E questo, guarda che è vero. Cioè, non si può portare democrazia, minigonna, in un altro paese. Cioè, ora vestiti così, quando tu, il tuo uomo non ti vuole vedere neanche un ciocco di capello fuori davanti a un uomo che non è un tuo parente. E questo è il problema. Ora tocca alle donne afghane di fare quello che noi si è fatto 40 anni fa. Ci devono lasciare in pace. Se ci lasciano in pace, perché grazie all'embargo, grazie a tutte quelle disgrazie che ci è successo in questi anni in Iran, è rimasto isolate, le donne hanno preso coscienza. Che facciamo di questa nostra vita? Perché non abbiamo più avuto modelli occidentali. Si è creato un modello tutto nostro. Cioè, veramente ora si può dire che loro solo chiedono una cosa, diritto di scegliere, e basta. Quindi a volte bisogna veramente prendere in mano il destino, e questo è il mio modo di pensare.
Cristina, non so se vuoi anche tu rispondere. Beh, sono concorde con lei, nel senso che Iran e Afghanistan sono due paesi che hanno due background completamente diversi, storico-politici, ma anche culturali, ed è per questo che le donne in Afghanistan scendono per strada da sole, perché la cultura patriarcale è radicata in qualsiasi angolo, in qualsiasi settore, in qualsiasi livello della vita privata, ed è per questo che non ci sono gli uomini a fianco a loro a portare avanti quella battaglia. Però la dimostrazione che le donne afghane appunto non sono ferme, non si sono fermate, dal 15 agosto in poi continuano a sfidare la violenza dei talebani, le fustigazioni, e stanno appunto cercando di portare avanti quella protesta, quella rivoluzione, insomma, come le donne iraniane. Il loro problema appunto è che sono da sole, perché non c'è una famiglia, una cultura a sostenerle in alcun modo. Quindi non posso che confermare quello che diceva Mana. Grazie. Nadia? Confermo quanto detto. Diciamo, la questione del velo è solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Ci sono problemi ben più radicati all'interno del paese, legati all'economia, alla politica, e quindi sì, c'è un alto tasso di disoccupazione, di inflazione, quindi diciamo che ovviamente gli uomini scendono in piazza a protestare perché ovviamente non sono ciechi e vogliono in qualche modo, diciamo, dare voce anche loro alle loro donne. Ma d'altra parte ci sono anche altri motivi, oppure anche rivendicano anche loro il diritto di vivere in un paese civile in cui prevalga la dignità umana e l'uguaglianza. Grazie. Allora, di nuovo grazie a tutte le nostre relatrici di questa mattina per aver condiviso le loro esperienze, le loro sensibilità con noi. Io ringrazio ancora una volta le mie colleghe del tavolo e la presidente del CUG per aver collaborato alla realizzazione di questa mattinata. Ringrazio le persone che si sono collegate online, perché anche, diciamo, da altre sedi oltre che questa, e direi che a questo punto, se non ci sono altre domande o altri interventi, ci possiamo spostare al piano d'ingresso per farci raccontare l'opera di... Mi dispiace per chi è online che l'opera la deve venire a vedere a Siena, no? Non la possiamo trasportare. Grazie davvero ancora a tutte, grazie molte Tina sempre per la tua disponibilità e buona giornata. Grazie.